Gli facciamo proprio un regalino di benvenuto, sempre nel nostro stile. Quindi gli facciamo scoppiare casa. Ciurma, prima di iniziare vi ricordo che questa sera alle 20.00 sono in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Naturalmente se siete noi vi invito a lasciare poi il follow e se potete fare anche la sub o abbonamento, che è la stessa cosa col Prime. E detto questo, io vi lascio il video, buona visione. Allora ciurma, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Vanilla Multiplayer. Da come vi ho detto dal titolo, oggi andremo a fare un regalino al nuovo arrivato. Però come sempre, più inizia, riconoscere un mega mi piace, cerchiamo di superare i 12.132 like. E naturalmente se siete nuovi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così non perderete nessun altro mio video. Tralasciando il fatto che nel nostro inventario c'è un sacco di macello, sistemiamo un attimo velocemente l'inventario e partiamo subito verso la casa del nuovo arrivato. Perfetto, ho sistemato leggermente l'inventario e adesso partiamo subito al nostro ma che ci fa là sopra? Cavallo, vieni qua. Tu sei proprio io ti ho salvato, ma tu sei sempre rimasto stupido. Allora, se non sbaglio, la new entity sta proprio dritto verso questa direzione, quindi con il nostro cavallo, che è comunque super veloce, più o meno, dovremmo modificarlo. Pimp my horse. Dovremmo già intravedere, ragazzi, la casettina. Oltre al fatto che qua c'è il bunker, ma va bene. Dovremmo intravedere la casettina, ecco qua, di Sbreezer. Ora, siccome non so ancora per bene cosa ha fatto, diamo un attimo una sbirciatina e vediamo che regalino possiamo fargli. Gli facciamo proprio un regalino di benvenuto, sempre nel nostro stile. Quindi gli facciamo scoppiare casa. Allora, intanto la zona che ha scelto è veramente carina. Qua c'è tipo una casettina piccolissima. Ma cos'è questa casettina così piccola? Tipo una casa per qualche cagnolino, penso. Non lo so. Anche lui naturalmente ha il totem dell'amicizia di anima. E vediamo un attimo l'interno della casa. Ok, è ancora mezzo spoglio, va benissimo. Ehi, di oro. No, no, cattivo. Mannaggia me, la mia cleptomania. Mentre di qua, ragazzi, sto sentendo un pappagallino. Visto che ha un pappagallino, potremmo fare una cosa veramente carina. Ma dobbiamo un attimo tornare, mi sa, a casa, perché devo prendere un paio di oggettini. Quindi andiamo subito col nostro cavallo e torniamo verso casa. Comunque è relativamente vicino a casa nostra. Cavallo, please, sali la montagna. Oh yes, ce l'abbiamo fatta. Allora, come regalino penso di fargli una name tag, in modo di poter dare il nome al suo pappagallino, e naturalmente qualche smeraldo, perché naturalmente siamo noi, siamo la ciurma, quindi ci firmiamo come sempre con gli smeraldi. Quindi cavallo, tu un attimo rimani qua e prendiamo un pochettino tutto l'occorrente. Allora, di smeraldi, oh boy, ne abbiamo così e così. Dobbiamo incominciare di nuovo a tradare un poco di più. Ne abbiamo 46. Vediamo solo un attimo questi blocchi così. Ok, ne abbiamo quasi due stack. Mi è venuta un'idea veramente bellissima, raga. Abbiamo bisogno quindi di una chest e dobbiamo andare a creare anche un dispenser. Allora, facciamo la seguente cosa. Creiamo intanto un arco, quindi tre string e degli stick dovremmo averli qua dentro. Prendiamo anche naturalmente la cobblestone per creare il dispenser e la redstone. Ok, abbiamo l'arco e ragazzi, sbam, andiamo subito a creare il dispenser. Fatto il dispenser, abbiamo bisogno di fogliettini di carta. Ok, abbiamo 10 fogliettini di carta e ci serve anche della gunpowder. Per la gunpowder, ok, dai, ne abbiamo quasi uno stack, quindi può bastare. Ci serve poi del colorante. Vediamo che colorante rosso può andare bene. Prendiamo anche quello purple, dai. E poi ci serve dell'oro. Con l'oro, ragazzi, lo trasformiamo però in gold nugget. E praticamente se facciamo tipo così, così e così, andiamo a creare per l'appunto gli effetti per i fuochi d'artificio. Ne facciamo tipo 3 così e poi facciamo tipo 3 in questo modo, dai. E naturalmente dobbiamo craftare anche qualche razzetto. Quindi vai, li craftiamo per ora un pochettino. Ok, ne abbiamo 15. Ora se non sbaglio, quindi funziona così. Come cacchio si collegano le cose? Sapete, non mi ricordo. Ok, mi sa che forse ho sbagliato, perché bisogna creare i fuochi d'artificio già con questi qua. Quindi dobbiamo fare tipo così e così. Ok. Ah, quindi ne escono veramente tanti in questo modo. Allora facciamo già così e poi facciamo altri così. Perfetto. Ed infine creiamo il tripwire, così possiamo fare una chest trappola. Ok, mi sa che dobbiamo prenderci un attimo anche della redstone. Tipo, boh, prendiamo questa qua. E bene o male, ragazzi, per il regalo abbiamo tutto l'occorrente. Quindi velocemente andiamo di nuovo verso
casa di Sbrise. Però prima di tutto, naturalmente, andiamo a dormire, perché non possiamo andare a fare sorprese di notte, perché come sapete, poi i creeper ci arrivano alle spalle e finisce male. Pollettino rinforzante pre-nanna, anzi due pollettini rinforzanti questa volta, e let's go, andiamo a dormire. Buongiorno. Prima però di andare di nuovo a casa di Sbrise, ragazzi, vi ricordo che questa sera sono in live su Twitch, quindi mi raccomando, non mancate. E devo dirvi anche una cosa leggermente brutta. Purtroppo il villagers che è qua dentro si è preso una ferie abbastanza lunga. Sì, purtroppo diciamo che è scappato durante una live. Quindi mi raccomando, ciurma, questa sera alle 20 live su Twitch, ho dato il link qua sotto in descrizione. Bene, andiamo velocemente adesso a fare subito questo regalino. Abbiamo tutto quanto. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di simpatico. Ma è Zivago? Zivago, che ci fai qua sotto? Ah, non è Zivago? Ah, ok, a posto. Ma in tutto questo, che ci fa una volpe qua sotto? Vabbè, non facciamo domande. Allora, ragazzi, io farei la seguente cosa. Andrei a mettere la chest qua. Quindi facciamo subito la chest in versione trappola. Perché cacchio si faceva la chest trappola? Quindi, ragazzi, abbiamo la chest trappola. La piazziamo qui. Così dà l'impulso in redstone. E andiamo a mettere tipo... Vediamo. Dove lo possiamo andare a mettere il dispenser? In realtà lo potremmo nascondere leggermente qua sotto. Tipo, lo mettiamo qua. Così, e mettiamo dentro naturalmente i firework. Poi con la redstone la andiamo a collegare in questo modo, ragazzi, e ci mettiamo di nuovo sopra dei blocchi, quali possono essere appunto i blocchi di dirt. Facendo così, appena apriremo la chest trappola, non succede nulla. Possiamo andare a mettere tipo la chest trappola volendo qua. E non so se mettendo i dispenser sotto che succede. Facciamo un attimo, ragazzi, un test veloce. Tac. No, ok, non va assolutamente bene come cosa. Ok, ciurma, allora, mettendolo così ci può stare. Soltanto che dovremmo un attimo nascondere il dispenser. Però così, ciurma, è leggermente bruttino. Quindi dobbiamo un pochettino nascondere, anzi camuffare tutto quanto con dei carpet. Però non so se con i carpet possiamo avere i problemi con i razzetti. Adesso andremo a testare subito. Cerchiamo subito una pecora. Ma cavallo, che ci fai là sotto? Oddio. Vieni qua. Allora, abbiamo le nostre cessoie. Yes. Cerchiamo subito, ragazzi, una pecora. Ah, eccola qua sopra. Salve, pecora. Facciamo la lana rossa e sbam, abbiamo tre carpe. Tanto ne testiamo soltanto uno e vediamo che succede. Quindi lo andiamo a mettere così. Allora, andiamo a mettere all'interno questo qua. E lo andiamo a coprire così. Vediamo che succede. Ok, niente. I carpet gli dà fastidio. Grazie, Minecraft, che mi rovini sempre le sorprese. Allora, ciurma, dopo aver pensato tanto tempo... mi sa che l'unica soluzione è farlo in questo modo. Mettere della redstone qua. Mettere poi, ad esempio, un blocco solido qua dietro. E mettere il dispenser qua. In questo modo, vediamo se funziona. Yes, fa il click. Però adesso dobbiamo leggermente abbellire tutto quanto. Quindi andiamo un attimo dentro casa sua. E usiamo un secondo la sua crafting. Ok, ho fatto qualche scaletta. E la mettiamo tipo attorno. Le andiamo a mettere tipo in questo modo. Tipo così, volendo. E qua... facciamo tac, gli mettiamo un cartello. Allora, sembra leggermente una mezza tomba, però diciamo che è l'unica alternativa per non far notare subito che qua c'è un buco con il dispenser. Perché sennò si va a perdere l'effetto a sorpresa. Ok, ragazzi, adesso ho craftato intanto i tre cartelli, ho levato un attimo la redstone, in questo modo possiamo aprire la cesta tranquillamente. E inizio a mettere al suo interno il regalo, ovvero una name tag, in modo da poter dare un nome al pappagallino a sua scelta. E poi riempiamo, ragazzi, la chest con tanti smeraldi. Perfetto. Andiamo a mettere sopra un cartello. Un regalino di benvenuto, trattino, Eme. Perfetto, ragazzi, quindi bene o male ci siamo. Ora quasi così, facciamo così, mettiamo tipo un Oh, ora sì che ci siamo, ora sì che somiglia proprio a una tomba. Benissimo, a questo punto ripiazziamo qua il pezzettino di redstone. Facciamo un test veloce. Oh yes! Perfetto, ragazzi, funziona. Spero tantissimo che il regalino gli piaccia, perché sicuramente non sapevo ancora per bene cosa regalargli. Però visto che è ancora all'inizio e ha un pappagallino e penso che vorrà dargli un nome, gli regaliamo una bellissima name tag, così non deve preoccuparsi di andarla a cercare. Ora tipo nel suo inventario ne ha già 20, per esempio. Ora, in tutto questo, dove finito il mio cavallo? Cavallino? Allora, questa casetta mi mette veramente paura. No, raga, ho perso... ma perché il mio cavallo ogni volta se ne va per i cacchi suoi? Dove è finito? Raga, proprio il mio cavallo ha vita propria. Sì, ha vita propria perché è vivo. Però nel senso, è indipendente, fa quello che vuole.
Aspetta. Che ci fa lì una pecora gialla? Raga, non dobbiamo fare domande. Succedono veramente troppe cose strane in questa vanilla. Ma non è che tipo il mio cavallo si trasforma in quella pecora gialla? Visto che aveva l'armatura d'oro, non so. Cavallino? Ciurma, l'ho trovato. Cioè, guardate dove stava. Cioè, vabbè, non facciamo domande. Pigliamo subito il cavallino e torniamo a casa nostra. Perché adesso dobbiamo fare una cosa importantissima. Prima che me la scordo, ovvero quello di ripotenziare il nostro arco. Perché come vedete, ormai si sta per distruggere. Oh no, adesso di nuovo ci metto 5 minuti buoni a salire qua sopra. Ok. Vai cavallo, vai cavallo, 4x4. Cavolo, se riesci a farmi questo salto, mamma mia, sei un mostro. Vai! Oh yes! Ok, ragazzi, eccoci qua, tornate a casa. Cavallo, mi raccomando, entra qua dentro e non uscire più, basta. Non puoi scappare ogni volta. Ok, adesso ciurma, per l'arco, io mi ricordo che comunque dentro la nostra farm di pesca ci sono un paio di archi abbastanza interessanti. Infatti qua abbiamo già un power 4. Però qua sotto in fondo ne abbiamo tanti altri, perché abbiamo un power 1, un flame, un mending. Noi, il nostro arco di per sé ha un altro power 4 e un unbreaking 2. Mettere un unbreaking 3 e un power 5 finale non sarebbe assolutamente male. Qua infatti abbiamo anche un altro power 4. Qua abbiamo unbreaking e power 3. Un altro power 3 e un altro unbreaking. Unbreaking 3 e power 4. Questo qui è perfettissimo. Il problema è che ci serve anche un altro arco, diciamo, intero per resettare la sua durabilità. E non so quanti livelli ci va a chiedere. Probabilmente inizieremo adesso a fare tutto quanto per potenziarlo, ma ovviamente i 36 livelli non ci basteranno. Noi intanto per sicurezza ci andiamo a craftare un altro arco ancora, così abbiamo un arco con tutta la durabilità. In questo modo, se riusciamo a mettergli la breaking 3, ragazzi, l'arco ci durerà veramente per 100 episodi almeno. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a combinare, dai. Allora, per prima cosa, allora, la cosa principale dovrebbe essere quella intanto di aggiustarlo. Quanti livelli vuole? 33 livelli. Ok. Diciamo che non va bene. Addirittura ciurma, facendo così, ci dice che è troppo costoso. Mi sa, ragazzi, che abbiamo un problema con l'arco. Abbiamo qua un altro power 4. Vediamo se abbiamo anche un unbreaking 2 e un breaking 3. Mi sa di no. Vediamo così, facendo il power 5, quanto ci costa. Eccolo qua. 36 livelli, tutti... No, no, raga. Allora, ciurma, facciamo una cosa. Se avete una soluzione al riguardo, scrivetemela qua sotto nei commenti. Questa sera, in live, cercheremo di aggiustare, per l'appunto, il nostro arco. Detto questo, ciurma, visto che sto facendo notte, io vi saluto, vi ringrazio ancora se avete lasciato un mega mi piace, un commentone qua sotto. Noi ci becchiamo domani alle 14 con un nuovo video. Da vostro capitano è tutto. Ciao a tutti!